chiamo Angela Bianchetti. Ho iniziato questa lotta assieme a tanti altri cittadini che si lamentavano perché volevano delle risposte che non hanno avuto e chiedono anche giustizia, giustizia per i propri familiari che sono deceduti. Noi qui ci sono, c'è un'alta, ma alta mortalità, ma non sappiamo di che cosa stiamo morendo. E ultimamente ci sono stati dei casi di leucemia fulminante con persone molto giovani. Però la cosa che ci ha smosso di più e ci ha fatto un po' iniziare questo percorso è stato che da un anno, ad esempio, abbiamo preso a caso Passo Vela, che è un piccolo rione di Bacio del Mela. L'alta percentualità di morti. In un anno sono morti 14 persone che non superano l'età di 70 anni. Cioè alla distanza di... Quanti sono gli abitanti di Passo Vela? Però Non te lo so dire. comunque la percentuale è alta rispetto. Molto alta. E anche qua a Pace ci sono delle zone ben prescritte che noi abbiamo fatto in quest'anno, abbiamo un po' tenuto sotto controllo, dove c'è pure un alto indice di mortalità. Ci sono dei rioni dove ci sono stati dei decessi e dove ci sono sempre in quei rioni persone che sono sotto Kenya. Abbiamo preso come spunto Passo Vela, perché? Perché ad esempio se voi scendete vi renderete conto un po' della violenza che sta subendo quel tratto di rione. È pieno pieno di tralicci. Io credo che una cosa simile, non è che io ho girato il mondo, credo che una cosa simile non ci sia in nessun posto. Solo a guardarla ti dà fastidio. E vedendo pure la sofferenza di tante donne, infatti nel 2009 c'è stato il Corriere della Sera che è venuto e ha intestato l'articolo che ha fatto Pace del Mela, il quartiere delle donne con le parrucche, perché in quel momento c'erano quattro donne che stavano facendo la vendita, che adesso non ci sono più. Ritornando indietro nuovamente, dico, a 50 metri di distanza, sempre Passo Vela, marito, moglie. Lei ha le ossa, lui non lo so perché una non entra a me, se le persone mi dicono questa tipologia, so che è affetto da tumore, che ha avuto intervento, però sono cose molto delicate e sono cose che ognuno quando ci arrivano, ti casca il mondo addosso. A 50 metri di distanza da questa famiglia, marito e moglie, un'altra famiglia, madre e figlia. La madre adesso è deceduta, la figlia fa i viaggi della speranza a Milano. 15 metri sempre dalla famiglia dove da questo marito e moglie è morta una signora, 50 anni. Accanto a questo c'è un'altra signora che sta facendo la chemio. Girando, andando avanti, c'è una ragazza che sta facendo la chemio. Quella che abitava accanto è deceduta ora, l'anno scorso, di fronte è deceduta un'altra signora. Andando più avanti ancora è deceduta una ragazza, più avanti ancora un'altra ragazza di 42 anni, un signore pure, cioè io non posso fare i nomi. Cioè questo io salendo salendo, cioè una volta sì e una volta no, se voi girate e suonate i campanelli, vi troverete queste situazioni. E questo qua è stato il campanello d'allarme che ci ha dato l'impeto di iniziare questa battaglia, perché abbiamo visto che in tanti anni si parla, però Derna va avanti e non gli interessa di niente. Si sente, non lo so, il padrone, cioè viene a casa mia, viene a dettare legge, a fare quello che gli pare. E questo è successo fino ad ora, io non lo so, sicuramente ci saranno gli amministratori che si saranno lamentati, avranno fatto le loro lotte politiche, però. Come dicono a Catania, andando non scitto scitto, non c'è niente e non esce niente. E questo è stato. Da qua abbiamo formato questo comitato con la mia associazione insieme e abbiamo iniziato. Abbiamo iniziato col parlare con le persone, però la risposta era questa. Tanto fanno chi giù che vogliono. E allora ci siamo messi la sera, ognuno lavora, chi ritorna e viene da noi. Abbiamo trovato un signore che ci ha offerto la disponibilità di avere il locale e la sera fino alle 2, l'una e mezza ci facciamo gli striscioni, li abbiamo cuciti, le persone ce li chiedono e noi, così è iniziata questa cosa e sono felicissima perché questo ha dato un contatto tra noi e loro da potergli finalmente dare lo stimolo. E ora vedo le persone che si avvicinano, le persone che vogliono sapere, le persone che chiedono, le persone che vogliono anche loro partecipare. Questo è bello. Io per me già questa è stata una vittoria. Il fatto di chiedere il referendum è stato sempre chiesto già dal 2007 con una raccolta di firme da parte dell'associazione TSC di cui io ne faccio parte. Sono stato, e si è stato chiesto il referendum. Silenzio. Silenzio, silenzio. 2009,
questi firme vengono riportate in Consiglio Comunale, viene discussa nuovamente la questione del referendum, dopodiché si delibera di fare il referendum, si delibera di aprire un capitolo per lo stanziamento di fondi per il referendum 2009, silenzio, non si parla più. Viene Nino Luca che è filmato, si parla un giorno... Chi è Nino Luca? Nino Luca è un giornalista, non mi veniva. Dopodiché, basta. Eterna, segue ad andare avanti. E allora noi abbiamo chiesto un po', per usando il buonsenso e il rispetto, abbiamo chiesto a Terna, visto che ha detto in tutte le televisioni che avrebbe dato inizio ai lavori, c'era l'inaugurazione, che veniva il ministro Prestigiacomo. Faccio una premessa prima di iniziare questo discorso, che la Prestigiacomo è di Siracusa. La Prestigiacomo, quando Terna doveva passare il traliccio via aereo a Siracusa e a Priolo, la Prestigiacomo gli ha detto no. Ora noi diciamo alla Prestigiacomo, al ministro, e noi chi siamo? I figli di un Dio minore? Oppure siamo i figli di NN? Cioè lì in Toscana sono stati interrati dappertutto. Terna nel progetto c'è previsto un interramento, non può passare sulle case delle abitazioni, ce la deve smettere di fare come gli pare. Perché noi, anche noi, abbiamo diritto di sapere, di dire la nostra cosa, che non ci è stato fatto. Io e noi dagli incontri che abbiamo avuto con Terna a Messina due volte, Terna è stata chiara, la prima volta ci ha impedito di fare la manifestazione, ci ha fatto chiamare l'altro prefetto dal questore. Abbiamo avuto un incontro con Terna, di una gentilezza da non credere. Ora parliamo con quelli più in alto, vediamo le vostre proposte, perché noi abbiamo chiesto dove dovrebbe passare sulle case, di fare una galleria, perché vicino al cimitero deve interrarne due. Ora, fa tutto un canale, fa una galleria per cosa si deve, e l'intera tutti, quel passaggio là dove che invece passa, dovrebbe passare sulle case, verrebbe interrato, non darebbe fastidio. Noi solo questo diciamo, non diciamo che Terna non vogliamo, che però chiediamo questo, di tutelare, perché quei travi sulla testa col tempo, perché subito non si vedono le problematiche, col tempo si vedono, e noi li stiamo vedendo a Passovella, perché là c'è un traliccio da 3,80 e c'è un ripetitore, e quelle due insieme per me è una bomba. C'è un signore che è stato operato di tumore al cervello là, e sono anni che denuncia queste cose, sono anni che nessuno lo ascolta. Questo è grave. Questo, io ho nelle mie richieste che mando i giornali, l'intestazione è sempre questa. Un grido nel silenzio il nostro, è un grido d'aiuto che non l'ha ascoltato nessuno. Io ringrazio voi, ringrazio i giornalisti, ringrazio la televisione, solo così noi ci stanno ascoltando, e finalmente Terna comincia a capire che Pace Termela, se lo posso dire, siamo incazzate neri.